Settimino Mineo, 80 anni, ufficialmente gioielliere, un curriculum mafioso di decenni. Sarebbe lui, secondo un'indagine della DDA di Palermo, l'erede di Totorina alla testa della mafia siciliana. Mineo è stato arrestato insieme ad altre 45 persone dai carabinieri del comando provinciale. Le indagini avrebbero documentato come l'uomo, nella sua qualità di capomafia più anziano tra quelli liberi, abbia riunito la commissione provinciale di Cosa Nostra il 29 maggio di quest'anno. Una riunione che non avveniva dall'arresto di Riina nel 1993. Mineo, di cui aveva parlato il pentito Tommaso Buscetta, venne condannato a 5 anni nel processo istruito da Giovanni Falcone ed era sospettato di tenere i contatti tra le famiglie palermitane e Cosa Nostra negli Stati Uniti, dove aveva in programma di andare nei prossimi giorni, avendo ottenuto regolarmente il passaporto.